Ciao a tutte, benvenute e bentornate sul mio canale Fare e Disfare. Oggi video dei Finiti Beauty che non registravo da tipo 3 mesi, cioè io mi riprometto sempre di farlo ogni mese, ma ovviamente non ce la faccio sia questo che quello dei Finiti Casa e anche Finiti Cibo, ma va bene, oggi siamo qua per questo. Ho un sacco di flaconi, confezioni, eccetera da farvi vedere e di tutte le cose che ho finito in questi mesi. Parto subito, così non ci dilunghiamo troppo, che sarà già lungo abbastanza. Parto subito con questo prodotto che purtroppo non è più in vendita. L'Esselunga non ha più questa linea, purtroppo, perché era veramente, veramente ottimo. E questo è appunto Esselunga Viso. È questo tonico per il viso extra delicato senza alcol per pelli secche e sensibili con provitamina B5 e aloe vera. Era veramente fantastico, veramente ottimo. Io l'ho centellinato e mi è durato un sacco. Era favoloso. E per dirvi, tante volte con Giulia ci si metteva d'accordo per fare una maschera. Lei, io qua e lei a Londra, ovviamente, e solamente che sapete abbiamo un'ora di differenza di fuso orario e non riuscivamo sempre ad incontrarci nello stesso orario, per cui magari io mi struccavo prima e poi dovevo aspettarla per fare la doccia e dopo essermi lavata il viso mettevo un po' di questo tonico e la pelle non tirava più, non era neanche un po' secca, era favoloso, favoloso, io l'ho adorato, mi è piaciuto un sacco e purtroppo l'Esselunga non lo ha più e vabbè, mi dispiace. Pazienza. Passiamo ancora a un altro prodotto per il viso, ma vabbè, forse questo me l'avete sentito parlare tantissimo, è un gel per lavare il viso, anche per struccare, sì, gel detergente viso ultra sensitive, senza profumi, delicato sul microbioma, favorisce l'equilibrio della flora cutanea, ottimo, ogni tanto lo riacquisto, buonissimo, non ne parlo più di tanto perché nei miei vari video dei prodotti beauty finiti lo trovate, come anche questo gel detergente di Esselunga della nuova linea. Questa è la nuova linea di skincare di Esselunga. Questo gel detergente, anche questo ottimo, penso di averlo già recensito anche nell'ultimo video di Finiti Beauty. Due creme Nivea, eccole, una è questa Nivea Sun UV viso antietà con fattore di protezione 50, ottima, questa mi è piaciuta un sacco e poi ha questo profumo della linea, ce n'è dentro ancora un po', ma che strano, della linea dei solari di Nivea e a me è piaciuta un sacco, ha questo profumo che mi ricorda il mare e ottima, ottima, a me questa è piaciuta tantissimo. Cosa che non posso dire di questa invece, sempre di Nivea Sun, non lo so se questa è l'evoluzione di quella, non ho idea, ho provato a prenderla perché ne avevo sentito parlare molto bene. Questa è la UV Viso Specialist Spot Control, Luminous 630, ingrediente brevettato, previene e riduce visibilmente le macchie solari, anche questa è 50 più, rinfrescante e non unge, sì è vero non unge, però a me faceva i pallini. Cioè, io non potevo mettere nient'altro sopra perché mi faceva i pallini. Oltretutto aveva un colore, non era proprio bianca, era questo colore un po' rosato. Beh, insomma, a me non è piaciuta. Mi dispiace perché forse l'avevo anche consigliata a una mia amica, o meglio, si parlava di queste creme, mi chiedeva che crema prendere. Ho detto, guarda, ne ho sentito parlare bene online e adesso non ricordo se lei l'ha usata e le è piaciuta. A me no. Io non la riprenderò più questa, non ho avuto una bella esperienza, ecco. Altre due creme per il viso, queste sono creme normali per il viso, questa è della Balea, questa la Q10 antifalten, che è antirughe, energia 24 ore, questa con vitamina C e E, vediamo se c'è scritto in italiano, ovviamente no, forse c'era scritto sulla scatola, buona, buona, questa mi sa che questa l'ho usata in estate. Se non ricordo male, per me l'ho usata in estate, comunque ottima, ottima, mi è piaciuta. Se dovessi ritrovarla ancora, la riprenderò. Altra crema, questa della Clinians, la Hydra Plus Nutriente. Questa non si vedrà mai nulla. Forse avevo anche la scatola da qualche parte, forse l'ho buttata, non ricordo. Vado a vedere perché forse ho la scatola.
Eccolo trovata la scatola, mi sembrava di averla vista e infatti ce l'avevo ancora. È questa appunto di questa crema gel nutriente ultra leggera, pelli secche, molto secche con olio di argan e acqua di rose. Ottima, a me è piaciuto molto, l'ho utilizzata veramente con molta soddisfazione e probabilmente la riacquisterò, cioè è un prodotto che riacquisterei volentieri, sì. Altro prodotto con il quale mi sono trovata molto bene è questo acido ialuronico della The Ordinary. Questo è al 2% con vitamina B5. Buono, questo veramente buonissimo. Non mi ricordo se me l'aveva regalato Giulia, non mi ricordo se me l'aveva regalato Giulia o se l'avevo comprato io comunque. Buono, ottimo, ottimo acido ialuronico, buono, buono. E della Balea questa volta sono queste concentrati con queste goccine, sono delle goccine, adesso non lo vedete, comunque sono delle goccine di siero, sì, concentrato viso rassodante e levigante con retinolo. Effetto lifting, ringiovanisce l'aspetto della pelle, ideale per essere usato durante la notte, infatti perché sono molto, molto ricchi e molto ricche e molto nutrienti, però ottime. Passiamo adesso a questa crema di The Body Shop alla Moringa, è una crema per le mani che mi aveva regalato, mi sa Giulia, ma adesso non ricordo se era nel calendario dell'avvento l'anno scorso, comunque mi aveva regalato lei, buona, buona, buonissima, non ho più il tappo, però l'ho usata, lasciava le mani veramente molto, molto morbide, ottima crema. E parlando di mani, ho finito un po' di saponi per le mani. Il primo è questo di Balea, sono tutti di Balea. Questo ha latte e miele, buonissimo, sempre buono, sempre tutti molto delicati, ma con un buon profumo. E gli altri due invece sono questi due flaconi che però sono delle limited edition, per cui penso che non si trovino più. Questo è buono al profumo, al sapore, sì, al profumo di cocco. E questo è Hawaiian Dream. E invece questo è Glossy Touch, che invece è al profumo di ciliegia e legno di sandalo. Anche questo aveva un profumo spettacolare, oltre che sono degli ottimi saponi per le mani a un prezzo irrisorio. Ho finito anche questa ricarica di questo macadamia e lotto bianco, e l'ultima volta che sono andata al DM ho dovuto riacquistare il flacone perché non c'era la ricarica. Boh, probabilmente era finita in quel momento, non lo so. Questa era anche interessante perché comunque ha il 68% in meno di plastica e vabbè. Speriamo che ci sia la prossima volta. Passiamo a un paio di prodotti per i capelli. Il primo è questo Elvive Rapid Reviver, penso si dica Rapid Reviver. questo è il balsamo intensivo istantaneo, questo lo usa Giulia, il preferito di Giulia, si trova benissimo, è per capelli secchi, 2x concentrato, nutrizione intensa, nessun tempo di posa, uso giornaliero, ogni tanto lo usavo anche io ed è veramente, veramente ottimo. E ho finito questo che penso sia un campioncino che penso mi abbia dato Giulia, perché è scritto tutto in inglese, sì, mi sembra che me l'abbia dato Giulia, è Color Damage Reverse, praticamente, sì, shot, c'è scritto shot, penso sia proprio un campioncino, è per, come dire, riparare i danni ai capelli colorati. Passiamo ai prodotti per il corpo. In questo caso sono delle creme doccia e il primo è questo di Balea. Sono tutti Balea, no? Sono tre Balea, altri due, no? No, sì, anche un altro. Sono quattro Balea, uno no. Comunque questo è leggiamo perché è scritto in tedesco, al profumo di fiori di mandorla e magnolia. Adesso lo voglio. Sì. Mamma mia che buono, buonissimo anche questo. Mamma mia che i profumi di questi crema doccia sono spettacolari. Il secondo che ho finito è questo gel doccia con sale. Questo è un gel doccia, questo non è un. Questo è crema doccia, questo invece è gel doccia, sì. Con sali del Mar Morto al profumo di menta e lime. Anche questo era buono, era molto fresco, l'abbiamo usato quest'estate, se non ricordo male. Ottimo, ottimo, anche questo mi è piaciuto molto. E poi un altro sempre doccia gel, questo anche questo è un doccia gel, e questo è Sport & Refresh ed è al
Per me al cocco e cetriolo, questo era buonissimo, per me l'ho usato ancora. Al profumo di cocco e cetriolo, infatti, anche questo era. Scusate il rumore. Che buono, bellissimo anche questo profumo, mi piace un sacco. È molto particolare perché cetriolo e cocco messi insieme, però è proprio buono, mi è piaciuto molto usarlo. Poi. Questo, ho finito questo, anzi quasi finito, ce n'è ancora un goccino, ma forse mescolato con l'acqua. È questo della Dr. Organic Bioactive Skincare. Questo è un body wash, è sempre un... sì, è per il bagno e anche per la doccia. Questo è ottimo con aloe vera, ha un profumo favoloso. Io non so se questo è il profumo dell'aloe vera, a me mi sembra molto limonoso comunque. Agrumato, buonissimo, ottimo prodotto. Ultimo, uno dei reperti del calendario dell'avvento dell'anno scorso di Balea è questo doccia gel. Buonissimo. Questo vai a sapere te a che cosa era. È scritto in tedesco, non l'ho tradotto. Questo. Mamma, questi prodottini erano uno più buono dell'altro. Forse solo uno non mi era piaciuto di tutti i 24 prodotti o 23, adesso non ricordo. Comunque, veramente buono e dolcissimo, sa di dolci di Natale. Buono, buono, buono. Ho terminato anche questo detergente intimo della linea Equilibrio di Esselunga, questo detergente intimo appunto a pH 5 fisiologico con prebiotico, aloe vera e acqua di camomilla. Sì, ottimo, ottimo, mi è piaciuto. Passiamo adesso a dentifrici. Ho finito questo che allora, White Now Detox, denti più bianchi subito, argilla minerale ed estratti di cocco. A parte il colore che era un colore un po' particolare, adesso non ricordo, qua si vede un po' verdino, ma secondo me aveva dentro anche del grigio, aveva un sapore di cocco, ma nel dentifricio era nauseante. Non mi è piaciuto neanche un po'. Mi ricordo che l'ho preso, mi sa, per andare al mare. Sono andata a settembre, per cui è tanto tempo che non sto facendo, che non faccio, come dicevo, questi video. E vabbè, l'abbiamo usato tutto, ma le prime volte aveva questo sapore. Dopo un po' mi sono abituata, però ecco, non lo comprerò mai più. Però aveva questo sapore di cocco che non mi è piaciuto neanche un po', boh, non lo so, non mi sembrava nemmeno che lasciasse la bocca fresca. Niente, per me questo della menta dent, no, non, neanche un po', non mi è piaciuto neanche un po'. Cosa invece che non è successa con questo di sempre menta dent, questo White System, yes, denti più bianchi in 2 settimane. Questo invece mi è piaciuto, mi sa che ne avevo oltretutto un buonissimo profumo, lasciava la bocca fresca per parecchio tempo. E, ottimo questo, ottimo, devo averlo ricomprato, ma forse l'ho preso un paio di volte, perché poi è riapparso quello dell'Esselunga che noi amiamo. Però ecco, l'ho preso un paio di volte e buono, mi è piaciuto. Ho finito anche l'ennesima scatolina di questi. Oral-B Super Floss, questo è il filo interdentale per i ponti, ottimo, io mi trovo strabene. Ha questo, si riesce a vedere un pochino, ha questo un pezzettino di filo un pochino rigido per riuscire a farlo passare sotto il ponte e poi ha il pezzettino spugnoso che ripulisce e toglie tutti i residui che possono andare sotto il ponte, ottimo. Ho finito anche qualche prodotto di make-up che chi mi segue da tanto tempo sa che uso da tantissimo, da sempre praticamente, ed è questo il cancella età, il correttore cancella età, questo di Maybelline nella colorazione 01. Per me è il migliore, io non riesco a farne a meno, ne ho provati degli altri, ma ritorno sempre su questo. Il mascara, questo rosso del Subliminal X Volume della Astra, di Astra Makeup, anche questo fantastico. Il mio solito lip primer di Kiko, il primer per le labbra, e il mio solito mascara per le sopracciglia, sempre di Kiko. E questi sono prodotti che uso ormai da sempre, ormai sono entrati nel miei mai più senza.
Ho finito l'ennesima scatola di Cotton Fioc, di Cotoneve, questi sono della Cotoneve, Italian Fashion Collection, bellissima questa collezione in cartone e non mi ricordo dove li ho comprati, ne ho un'altra confezione che sto usando, ma sinceramente non ricordo dove li ho presi, perché mi sa che all'Esselunga questi non ci sono, boh, forse al Tigotà, non mi ricordo, vabbè, soprassediamo. E ho finito anche un'altra confezione di Scottex, i miei fazzoletti preferiti. Io uso solo questi perché ho provato degli altri fazzoletti di carta e sono gli unici che il mio naso sopporta. Sono questi Scottex Balsam, ottimi. E passiamo adesso a che cosa? A che cosa? Alle maschere. Ne ho un sacco. Però andiamo via veloci perché tante, vabbè, le avevo già fatte, tipo sono queste della Garnier, sono tutte una più buona dell'altra. Questa è Nutribon, questa è al latte di mandorla bio più acido ialuronico, fantastica. Questa invece con acido ialuronico e lavanda. Questa calmante, pelli secche sensibili con acido ialuronico sempre e camomilla. Questa forse che era la prima volta che la provavo. Questa con tea tree e acido salicilico, ottima anche questa. Non vi dico questa qua ha la vitamina C, favolosa. E anche questa è con, sì, anche questa, buonissima, questa è quella a 5 minuti, anche questa favolosa, favolosa. Ottimi anche questi patch occhi di Primark con aloe vera, cetriolo, Willow Bar, che è la bar, che è la corteccia di salice, sì, e acido ialuronico. Erano veramente molto, molto ben imbevuti di siero, ottimi, ottimi per il prezzo, 1,50 euro, fantastici. Come sono molto piacevoli soprattutto da fare, poi lasciano davvero il contorno occhi bello rinfrescato. E con effetto rimpolpante, questi con acido ialuronico, estratto di frutto della passione e caffeina di Balea. Questi mi piace tanto farli questi in idrogel, mi piace un sacco. Poi, sempre di Balea, adesso ci sono un sacco di maschere di Balea, queste, anche queste del calendario dell'avvento del 2022, buona anche questa, mi è piaciuto molto farla. Questa un pochino meno, allora, questa a me non è dispiaciuta. A Giulia no, ha sentito un po' di bruciore alla fine ha dovuto toglierla e aveva il viso un po' arrossato, probabilmente c'era qualcosa che a lei dava fastidio perché invece a me non ha dato assolutamente nessun problema. Vediamo se c'era qualche maschera profumata, non si dice idratante, non c'è scritto a cosa profumava, non so, a lei si era arrossata tutta la pelle del viso. Allora, sempre di Balea, adesso questi ho fatto un po' di avevo preso degli appunti perché è passato un po' di tempo e sapevo che poi non me li ricordavo. Allora, questa al melograno, ho solo la parte sopra perché questa ce l'eravamo divise con Giulia, le facevamo a distanza. Questa maschera viso rigenerante con burro di cacao, estratto di melograna al profumo di frutta e cioccolato, esatto. Era color arancio, vediamo se riesco a farvela vedere ancora, se n'è rimasta un pochino, ma l'ho spremuta proprio bene, aveva un colore assurdo, arancio. E sì, infatti ho scritto che aveva un profumo favoloso che si ricordava molto il Mon Cheri. Era anche un po' alcolico, per cui proprio buonissimo profumo. Vediamo se riesco a farvi vedere, se si vede un pochino questo colore un po' aranciato, è rimasta veramente poca. E a un certo punto abbiamo sentito anche sia io che Giulia un effetto rinfrescante alla pelle, ottima. Poi alla fine la pelle era molto morbida. È stato veramente divertente farla. Questa, anche questa è una limited edition e probabilmente non si trova più. Questa al cocco e pitaia, che altro non è, credo che sia il estratto di frutto del drago. Questa, allora, aveva anche questa un colore rosato, però anche questa non si vede quasi più niente. E l'abbiamo fatta sia io che Giulia. A me ha dato un effetto riscaldante, io sentivo caldo alla pelle, però devo dire, Giulia no, invece a lei non ha dato nessun problema, problema non era un problema perché poi l'ho tolta, la pelle non era assolutamente arrossata, anzi era bella compatta e ben nutrita, per cui perfetta anche questa. Allora, di Balea non ne ho più. Ho questa della Cosmi che non ricordo dove l'ho presa, forse al negozio
ho lì qua vicino casa, questa bubble mask levigante, no, questa non mi era piaciuta, mi ricordo che non mi era piaciuta, sono quelle che fanno le bolle, no, mi sa che l'avevo anche tolta subito perché mi dava fastidio e poi non rimaneva adesa la pelle, non rimaneva attaccata la pelle, mi scendeva tutta, un fastidio perché me la sentivo che mi cadeva tutta e l'ho tolta, no, non mi è piaciuta. Passiamo invece a queste The Mask Doctor, queste qui che forse ho preso da Action, ditemi se mi sbaglio, vediamo se c'è scritto da qualche parte, sono made in South Korea, sono fatte in Corea, però non mi sembra di averle prese da Action, non mi ricordo. Allora, queste avevano tutte gli occhi piccolissimi, piccolissimi, e mi hanno dato un pochino fastidio perché davvero erano molto piccoli e mi davano fastidio al contorno occhi. Allora, questa non è molto, non era molto morbida come tessuto perché tutte e tre sono maschere di tessuto, però aveva molto siero e aveva un buon profumo. E poi questa qui. Era un po' queste due, anzi, tutte e due queste due, invece erano un pochino più morbide, non so come mai, perché alla fine sono le stesse, la stessa linea comunque. Queste le ho trovate molto più morbide, hanno solo il difetto che avevano gli occhi piccoli e mi davano fastidio, ecco. Ultimo prodotto finito, questa maschera, come vedete è divisa a metà perché l'abbiamo fatta io e Giulia e infatti ha anche il prezzo in sterline perché l'ha portata Giulia, è questa Firming Copper Peptide, penso, peptide. Allora, questa cream mask, molto particolare perché ha questo colore, adesso vediamo se riesco a toglierne ancora, vediamo se ne è rimasta un po', sì dai ne è rimasta un pochino, vi faccio vedere che colore ha, praticamente ha lo stesso colore della confezione. E questa maschera, dopo qualche minuto che l'abbiamo distribuita sul viso, ha cominciato ad asciugarsi. E infatti si è seccata un po' tutta, abbiamo fatto anche un po' fatica a toglierla, però devo dire che la pelle è favolosa. Vediamo se c'è scritto, non c'è scritto, non capisco, non riesco a leggere, è scritto piccolissimo. Comunque ecco, no, è stata molto piacevole e soprattutto divertente da fare insieme a Giulia. Infatti ci guardavamo che eravamo tutte e due blu, sembravamo due alieni, va bene. E niente, con questa maschera un po' particolare, il mio video termina qui. Grazie per essere rimaste fino qui con me. Vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!